Sono le 15:32 del 6 maggio 2024. Un attimo fa ce n'erano tre, c'era anche il biondino. Si sente stridere perché forse è arrivato del cibo. Quando sostano parecchio sul parapetto e battono le ali in questo modo, beh, questa è la fase che precede l'involo. Può durare un giorno, due o anche poche ore. Ma prima dell'involo c'è questa fase. Cioè prendere confidenza col parapetto che li divide dal mondo. Devono superare la paura, l'incertezza. È il momento più difficile, io credo, per loro. O uno dei più difficili. Ora vado un attimo a vedere sull'altra webcam. Certo c'è la paura che se butti di sotto da un momento all'altro, eh. C'è molta tensione in questa immagine. Arriva l'altro. Per un attimo pensavo che si fosse buttato di sotto, invece è sceso. Andiamo sull'altra webcam. No, qui sull'altra non si vede niente. Ecco, qui c'è tutto il gruppo, sono tutti e quattro. Forse è arrivato del cibo, probabilmente ed è stato messo su quella parte lì di terrazza. Perché sono tutti e quattro lì che saltellano. Quello sul parapetto non so se è uno dei quattro o se è la madre. Onestamente non lo capisco. Ma in genere la madre quando porta il cibo va via subito. Gli altri eccoli là. Facciamo un po' di zoom se mi riesce. Ecco, oh mamma mia, scusate, non sono bravo io con gli zoom. Guardano in terra, quindi lì ci deve essere una carcassa probabilmente. Andiamo a vedere. No, non è la Giulia, è uno dei polli, almeno credo. È strano che non partecipi al banchetto, eh? Finalmente sono riuscito a fare questo zoom. Non sappiamo perché preferisca rimanere lì e non scende. Se era la Giulia era più chiara nel sottovola. E di sicuro non faceva così la Giulia. La Giulia non ha bisogno delle prove di volo. È spettacolare questa immagine, eh? Torniamo laggiù. Allora, ne abbiamo uno, è salito
su in cima, si vede solo la testa che si muove. Quindi è salito sul davanzale, insomma. Gli altri due, eccoli qui. Uno sul davanzale lassù, si vede muovere appena la testa. Due sono lì che mangiano, tra cui c'è il biondino e l'altro, eccolo lì. Quindi nessuno ha preso il volo. Se così è stato, vuol dire che è rientrato subito, ma non credo. Non credo affatto. Perché qui siamo 50-50, 50% di paura e 50% di attrazione per il volo. Quando questo equilibrio si spezzerà a favore dell'attrazione per il volo, allora prenderà il volo e può essere in qualunque istante. Qualcuno piange, non si sa chi. Belle queste scene, molto belle. Di sicuro me le ruberanno per mettere nella pagina dove sono stato radiato, ma io sono troppo signore e non me ne importa niente. Facciano pure. Proviamo a stringere un po' così li riprendiamo un po' tutti. Ecco, per ora era rivolto verso l'interno. Quando sarà rivolto verso l'esterno e farà questi esercizi, ci sarà un momento preciso in cui deciderà di buttarsi. Ora credo che siano tutti laggiù, riuniti, tutti insieme appassionatamente. Uno, due, tre. E il quarto è a destra. Avete visto? Ha volato sulla destra, è andato verso destra, non si sa perché. Deve essere un po' fascista, è andato a destra. Eccolo. Beh, la scena ora si svolge in questa sezione della terrazza. Prove di volo anche laggiù. Credo che siamo vicini al gran finale, eh? Se non è oggi è domani, se non è domani è domani l'altro, ma siamo molto vicini.
La madre continuerà a portare cibo finché non vedrà che sono volati via tutti. Però questo pigolio disperato significa fame, secondo me. Io ne vedo tre al momento, uno a destra, l'estrema destra, uno appollaiato sull'imbilico, sul baratro, e il biondino giù in basso. Siamo già a 11 minuti di registrazione, però. E ora ci si chiede la notte dove la passeranno? Torneranno nel nido o no? Questa è la grande domanda. Oppure resteranno in giro sulla terrazza. Pigolio è disperato, eh? Ecco, l'altro ha deciso di rientrare. Forse salirà sul parapetto, può darsi. Non ci sono più avanzi da spartirsi. Della mamma nessuna traccia. Io per adesso chiudo perché devo andare a fare la pipì.